46esima Sagra della Polenta a Santa Maria in Selva di Treia, Don Nicino Tartavini è il parroco, sovrintende un po' tutta l'organizzazione insieme al comitato che è appositamente costituito nella comunità di Santa Maria in Selva. La sagra è partita bene, tanta gente, è una soddisfazione vedere questa frazione di Treia ben popolata. Sì, veramente è una soddisfazione, poi ho portato anche degli amici, per me come dicevo l'anno scorso è stata la prima volta, quest'anno è la seconda volta che partecipo, quindi mi sto entusiasmando perché sto vedendo questi collaboratori volontari che veramente hanno una passione, la passione di stare insieme, di collaborare e rendere felice tante persone, perché se guardate i volti anche di queste persone sono veramente contenti di partecipare, e quindi ringrazio veramente la loro volontà, la loro diciamo perseveranza anche in questi tempi particolari, quindi c'è bisogno veramente di questo modo di stare insieme, questa convivialità che poi con la Polenta dice uno, eppure la Polenta riesce a dare anche questo sorriso e questa gioia di stare insieme, quindi ringraziamo Dio. C'è sempre questa figura, il successore Don Nicino, la figura di Don Peppe, Don Giuseppe Branchesi, grande conduttore di questa comunità, artefice della Sagra della Polenta, un'eredità pesante perché il lavoro di Don Peppe era veramente tanto e anche pesante. Sì, diciamo ringraziamo Dio, aveva anche solo questa parrocchia, questa comunità, quindi però ha fatto tanto, ha tirato su una comunità, tanti uomini e donne che collaborano insieme, quindi ringraziamo e chiediamo sempre l'intervento di Don Giuseppe proprio che interceda perché prosegua, perché è una bella cosa, genuina, semplice e diciamo denoatri come si può dire. E la Polenta, come diceva Don Peppe, unisce. Unisce, veramente, la Polenta unisce. Grazie veramente, grazie anche a voi. Stanno già altre volte questa sagra. Quindi la conosce bene e la consiglia anche a chi ancora non è venuto. Sì. Sono tre tipi di polenta, la papera, la salsiccia in bianco e al baccalà. Qual è che preferisce? Il baccalà non sapevo che c'era il baccalà, non c'era scritto, però anche il baccalà mi piace. Che effetto fa la frittella di polenta? La frittella è buonissima, croccante al punto giusto. Poi con lo zucchero è davvero una novità, molto buona. Molto buona. Provato anche la polenta con i sughi particolari. Adesso arriverà anche la polenta e quindi assaggeremo anche quella. Assaggeremo. Quasi si è invertito, prima il dolce, poi. Siamo partiti dal dolce, siamo partiti e poi arriveremo al salato. Facciamo all'inverso. È una sagra creativa. Quindi. Sì, esatto. Grazie. Cosa pensi di questa sagra? Sei venuto altre volte? No, è la prima volta e devo dire che mi è piaciuta. Almeno ho fatto un momento una passeggiata, ho visto un po' queste vie qui. E la vedo molto vivace, viva. Quindi quando una sagra è viva è sempre piacevole, è sempre molto bello. Polenta con la salsiccia in bianco, è piaciuta? No, era divisa. Ah, quella a metà, quindi hai provato sia papera e salsiccia. Ecco, il giudizio? Buona, ottima. Sei venuta altre volte alla sagra? No. Che impressione hai avuto? Com'è? Che impressione hai avuto fino adesso? Buona, io sono venuta qua solo per mangiare, quindi... Ti pare poco, è fatta apposta questa sagra per mangiare. Cos'hai altro hai ordinato? Patatine fritte? E... Basta. Panino con la salsiccia. Allora, e la bruschetta, vabbè.